chi è romano dovrebbe sapere che durante il funerale si creava la maschera del morto e il figlio maggiore se la metteva davanti al viso e camminava. In questo senso si produceva l'immortalità della gens romana. E l'arte, Francesca Fini, all'arte ha questa grande capacità di sfidare, no, la morte. Come si sfida la morte? Con l'arte, c'è niente da fare. Questo aspetto antropofagico, secondo me, è un modello che Francesca riproduce, l'ha riprodotto sia rispetto all'Istituto Luce, che se l'è, diciamo, si è divorato, e adesso ci stai coinvolgendo, anzi a me ancora non mi ha coinvolto del tutto. L'opera di Francesca, io gliel'ho detto, io ho una visione molto parziale. Credo che Francesca abbia una capacità straordinaria, visionaria, di creare delle immagini con una assoluta autonomia linguistica, estetica, visuale, corporale, eccetera, eccetera. Parlo fatto dal vivo, lo spazio è completamente trasformato. Oh, ecco, però l'inquadratura è fatta proprio apposta per mettere in evidenza il movimento e le trasformazioni dello spazio. Capire la metodologia e la maniera di lavorare di Francesca. Perché secondo me non c'entra niente definire se è performance, se è arte visiva, se è performatico, se è performativo, perché nella storia dell'arte, anche nella ricerca di storia dell'arte contemporanea, queste lite su termini a volte sono giochi di potere e di percezione. Plina, tina, patascata clara, patascata glorara, plin, ton, clin, Il filo rosso di Francesca è veramente uno dei grandi temi, no? In cui lei in questa opera collega la dimensione di Ofelia e, diciamo così, anche se posso dire la condizione di un certo tipo di donna che non deve morire, la donna che si sacrifica, la donna che deve morire per sottomessa al potere patriarcale, al lavoro industriale, alla Penelope che deve aspettare e via di seguito. Allora, tutta questa mortalità, questa condanna della donna alla morte, in questa dattiloscrittura si crea una estrema vitalità in cui proprio il sangue come elemento vivo e vivace, no, del nostro corpo non è più il transito verso la morte, ma al contrario è l'affermazione di una vitalità, no, che Ofelia appunto non deve morire. È una sequenza veramente esemplare, io dico, e lo ridico nuovamente, una delle più belle che abbia visto ultimamente nel campo delle arti visive. In realtà è molto forte come, cioè, certo, darci da mangiare il tuo corpo. Esatto. È anche è un rituale. Assolutamente sì. Che potrebbe far pensare a tantissime cose. Perché la dimensione dell'antropofagia, anche quella classica, non era perché erano selvaggi e volevano mangiarsi i corpi umani, era assorbire le vitalità guerriere del nemico, no? Questa era la funzione simbolica dell'antropofagia. Allora, in questo senso, Francesca ristabilisce questa connessione tra l'antropofagia dell'avanguardia, l'antropofagia classica, che è mangiando un'opera d'arte noi diventiamo arte.